Nello showroom dell'Antonio Lupi, Andrea Lupi, art director dell'azienda, ci illustrerà tutte le novità che sta presentando. Beh, ormai è diventato un appuntamento fondamentale. Aprile è l'occasione in cui lo showroom viene completamente rinnovato e in questa occasione, come ormai ci distingue ormai da tutti in questi anni, lo showroom è stato ridisegnato, riprogettato, è stato ripensato in nuovi colori e le tendenze oggi stanno molto attenti anche ai dettagli, quindi l'eleganza Antonio Lupi lo si vede anche nell'ultima collezione. Presentiamo diversi progetti. Il primo progetto fondamentale è il lavabo soffio, che non è altro che un lavabo incassato a parete, sempre di Domenico De Palo, dove la sua morbidezza e il suo progetto straordinario permette sì che il lavabo viene praticamente nascosto, una volta intonacato non lo si vede tramite soltanto un filo di luce. Poi presentiamo il completamento dei soffioni Meteo. Il Meteo, che era nato a ottobre in un soffione incassato, sempre a soffitto, adesso esce fuori, infatti il nuovo progetto si chiama Fuori Meteo. Questo di particolare cos'ha? È sempre un soffione in varie dimensioni, ma la particolarità sta nel fatto che il soffione lo si può intonacare dello stesso colore del soffitto, quindi un privato, un acquirente in qualsiasi momento, il soffione può essere bianco, giallo, verde, rosso, di tutti i colori che vuole. Altri progetti che noi andiamo a presentare in questo showroom sono anche la collezione Le Stelle di Roberto Lazzeroni. Non è stato altro che una rivisitazione degli specchi o lavabi tipo anni 70, quindi mantenendo sempre lo stile e la coerenza Antonio Lupi, Roberto Lazzeroni ha dato una forma così morbida, grazievole, ma nello stesso tempo ha tirato fuori due concetti che specialmente anche per i secondi bagni sono veramente perfetti, sono straordinari anche nella scelta dei colori. Altro progetto innovativo dell'Antonio Lupi sono i piani in cold stone. Si tratta di materiali in cui ormai la matericità ci appartiene, sono materiali in cui vengono realizzati con malte cementizie. Abbiamo ormai nella nostra campionatura ormai circa 12 o 13 malte e quindi è possibile arrivare a fare piani interi fino a 4-5 metri che, una volta spalmato queste malte anche a parete, i piani spariscono e quindi diventano dei progetti proprio sartoriali.